Allora, assessore, anche quest'anno ci sono circa 2.500 aziende che hanno fatto sforzi enormi per essere presenti qua ai saloni. Come valuta questa iniziativa? Benissimo. Gli sforzi di queste aziende sono gli sforzi di tutto un paese che sta cercando di uscire da un momento di grande crisi e che sa che è nell'internazionalizzazione, nello scambio tra aziende, tra mercati, che si riesce a sopravvivere a un momento così difficile. Quindi io credo che tutta Milano si stringe attorno alle aziende, al 70% delle aziende italiane, tra quelle che sono ospitate ai saloni, che sta facendo questo grande sforzo, si stringe intorno alle 800 aziende della filiera del mobile che Milano ospita, alle 1700 aziende della Brianza, alle 6200 aziende ospitate in Lombardia. Questo è il territorio capitale della filiera del mobile, dell'arredo e del design in Europa. Dobbiamo essere fieri, orgogliosi e consapevoli di questa risorsa. Ecco, Milano tradizionalmente è una città che ha una solidarietà diffusa, ha sempre vissuto questo aspetto. Come la politica può aiutare la città in questo senso? Solidarietà diffusa? Beh, Milano è la città del volontariato, è la città del terzo settore, è la città di un privato sociale che da sempre guarda l'economia con un interesse collettivo, cercando di sviluppare un interesse collettivo. Anche nel mondo dell'impresa questo è molto evidente, noi abbiamo decine e decine di imprese anche in questi settori che sono così importanti, che si interrogano anche sull'utilità sociale dei loro prodotti. Penso all'enogastronomia, penso a settori come quello dell'arredo del mobile. Questo è anche una ragione di mercato, perché oggi c'è una domanda diffusa di prodotti di qualità a basso costo. Quindi, come dire, le due cose si sposano. Oggi chi vuole competere a livello internazionale o va su delle nicchie ad alto costo di pochi numeri, oppure deve sapere avere qualità e basso costo, ma la vera sfida è questa. Ecco, città qualità e basso costo, mi viene in mente social housing, per Milano sta diventando una realtà. Social housing è una realtà fondamentale, lì bisogna anche decidersi a intervenire sia con le risorse pubbliche quando ci sono in modo diretto, perché quello che manca spesso è l'edilizia sociale in affitto tradizionale. E poi ci sono tutte le forme di convenzionata, di edilizia che prevede anche un intervento contributori privati che possono ospitare delle fasce un po' più alte di reddito. Il problema c'è.